Sono con Salvatore Aranzulla, che diciamo non ha bisogno di presentazioni, perché è una delle firme storiche di grandi portali italiani, Virgilio, Libero e salvatorearanzulla.it. Ma Salvatore Aranzulla è un ragazzo, perché tu hai... Ho 24 anni. 24 anni e sono ormai 13 anni che sei in questo mondo che una volta era un mondo un po' strano e oggi è diventato invece la realtà quotidiana di tantissime persone, non solo nerd, tantissime persone che attraverso i tuoi consigli, i tuoi articoli, quelli tuoi e dei tuoi collaboratori, avete contribuito a far crescere anche dal punto di vista della cultura tecnologica agli italiani, sì. Diciamocelo chiaramente. Quindi tu nasci un bambino, un talento, il Mozart dell'informatica in Italia. Mi racconti un po' la tua storia? Sì, è nata in realtà la mia passione per l'informatica abbastanza per caso, nel senso che intorno ai 10 anni ero in un paese vicino a quello in cui abitavo in Sicilia per acquistare un climatizzatore. Ho convinto i miei genitori ad entrare in un negozio di informatica e mettendomi a piangere sono riuscito a costringerli a comprare il primo computer. Da lì diciamo è nata questa passione per l'informatica, quindi di cercare di approfondire l'utilizzo di questo strumento che era super innovativo per l'epoca. Io abitavo in un piccolo paese, si chiama Mirabella in Baccari, siamo intorno ai 1000 abitanti, quindi un paese davvero minuscolo nel centro della Sicilia, ed ero l'unico accanto a mio cugino che avevamo un computer, e quindi durante la giornata studiavo, alla fine della giornata dopo i compiti cercavo di capire come utilizzarlo al massimo. Un amico di famiglia aveva anche lui un computer e quindi mi regalò un libro con una serie di consigli pratici su come utilizzare Windows, su come ottimizzare anche il proprio computer. Mi ricordo che commiavo sempre dei disastri, quindi riuscivo a distruggerlo, ma quando riuscivo a distruggerlo al tempo stesso cercavo di capire come riparare il danno, e quindi da questo sistema di prove ho iniziato a utilizzare al meglio il mio computer. Qualche anno dopo, nel 2002-2003, sono riuscito a convincere i miei genitori ad avere l'accesso ad internet e mi si è aperto un mondo. Che anni avevi? In 12 anni, 12-13 anni, e con internet mi si è aperto un mondo, dalle chat, dai siti internet, e soprattutto riuscivo ad evadere rispetto alla situazione in cui mi trovavo. Certo, quindi di un piccolo paese, esatto, che ti dava poche risorse e quindi utilizzavi le risorse di tutto il mondo. Esatto, è ancora abbastanza comunque in una fase non iniziale ma quasi, e mi appassionava il fatto di poter entrare in contatto con persone di altre parti d'Italia o di altre parti del mondo. Alcuni amici che conosco ancora oggi, con cui ho ottimi rapporti, li conobbi appunto in chat all'età di 12 anni, e intorno a quell'età lì cominciai, i miei amici cominciavano anche ad avere il loro primo computer e continuavano a chiedermi come risolvere i loro problemi. Da qui un'idea c'è, banalissima: perché non raccogliere le risposte alle loro domande su un sito internet? Quindi creai questo piccolo sito internet, si chiamava Mirabil Web, dal nome del paese in cui ero nato, in cui abitavo, che raccoglieva, che poneva, era all'inizio una newsletter, quindi bisognava iscriversi, ma aveva anche un archivio di quanto era pubblicato. E sostanzialmente funzionava così: quando un mio compagno, un mio amico mi poneva una domanda, la notavo, arrivavo a casa, cercavo di capire come aiutarlo, e pubblicavo nella newsletter, quindi arrivava via mail, poi anche sul sito internet,
il problema e come risolverlo. Io lo facevo con un linguaggio semplicissimo, quindi con un linguaggio da dodicenne, un linguaggio molto semplice in cui dicevo: ok, il problema è questo, la soluzione da adottare è questa, per farla devi andare qui, far quest'altro, e inserivo in molti casi delle immagini, quindi per eliminare qualsiasi dubbio utilizzavo appunto un linguaggio semplice molto quindi corredato da immagini, in maniera tale che ogni singolo step venisse illustrato. Questa attività continuava diciamo a crescere fino a quando intorno al 2004 il sito incomincia a essere un sito già di un certo livello, con molti contenuti, e quindi iniziavo anche a dedicargli più tempo, perché la cosa che mi appassionava erano non solo le domande dei miei compagni, ma pubblicando mie indirizze mail incominciavano a scrivere anche altre persone, quindi altre persone che trovavano la soluzione ai loro problemi, altri che mi scrivevano, quindi cominciava a svilupparsi fino a quando sono... Quindi cominciava a esserci una community. Sì, anche se in realtà in quel momento lì era un rapporto più unilaterale, cioè erano i lettori che mi scrivevano, quindi non esisteva ancora il concetto di interazione tra tutti gli utenti, era più un rapporto da persona a persona, e riuscivo, cosa che mi dava comunque molto piacere, a aiutarli rispondendo a ciascuno di loro e poi pubblicando la risposta sul sito. Intorno al 2007 il portale continuava a crescere, diciamo, i contenuti venivano aggiornati, e ho conosciuto ad un barcamp una sorta di convegno libero in cui ogni persona può prenotare un suo spazio in cui parlare, i manager del portale Virgilio. Il portale Virgilio era il primo portale in Italia in quel momento, e presentava il canale Tecnologia che risultava essere stato abbandonato sostanzialmente, era una parte diciamo secondaria all'interno di tutto il portale. Mi fu proposto di entrare col mio blog, che è all'interno del portale Virgilio, all'inizio come costo, quindi esisteva il canale Tecnologia, in maniera separata esisteva il blog. Col passare degli anni il blog ha continuato a crescere all'interno del portale, fino a quando di fatto il canale Tecnologia, che tuttora esiste, del portale Libero, sostanzialmente coincidono nella totalità del traffico e dei contenuti con il blog stesso. Oggi il blog è il primo sito di tecnologia in Italia. Nielsen ci accredita 3 milioni circa di utenti unici, Google Analytics registra 9 milioni di visite su base mensile, quindi sono dei numeri molto importanti rispetto a quei numeri che ovviamente facevo all'inizio, che erano molto più limitati. Certo. E quindi mano a mano sei cresciuto anche dal punto di vista non solo umano, ma anche dal punto di vista professionale. Stai prendendo la laurea alla sì. Bocconi, mancano pochi esami, giusto? Sì, esatto. Intorno ai 18 anni, 19 anni, ho deciso di fare un salto, di abbandonare l'Ira Bella, che è il paese in cui ho vissuto fino ai 18 anni, e di spostarmi a Milano. Per convincere comunque anche i miei ad accettare meglio la soluzione, ma anche per una questione di mancanza interna, quindi cioè di volere comunque approfondire meglio la tematica, non tanto quella relativa all'informatica, ma quanto quella all'aspetto più economico, più manageriale, perché nel frattempo il blog comunque generava delle entrate, stava iniziando a strutturarsi come un'azienda, come adesso di fatto è, e ho deciso di iscrivermi all'università in Bocconi, e quindi ho iniziato il mio percorso. La cosa peculiare un po' più che mi differenziava dagli altri era legata al fatto che durante la giornata studiavo, seguivo le lezioni, di sera invece comunque lavoravo anche a dei ritmi abbastanza forti, abbastanza intensi, perché comunque il blog non era ai livelli comunque attuali, né riusciva ad essere ai tempi
oggetto di sostentamento al 100%, per cui ho avviato altre realtà imprenditoriali che poi ho ceduto, e quindi da una parte studiavo, dall'altra comunque lavoravo sia sul blog sia su altre attività collaterali come consulenze o appunto altre imprese.